Determina il terzo vertice A di un triangolo di cui sono noti i due vertici B di coordinate 3 meno 1 e C di coordinate meno 1 meno 3, l'ortocentro H di coordinate 21 quarti 3 quarti. Allora, questo è un problema molto interessante, nel quale ci forniscono due vertici, i vertici B e C di un triangolo, vogliono il vertice A, ce lo chiedono, e ci danno la coordinata dell'ortocentro di un triangolo. Cos'è l'ortocentro? L'ortocentro, ricordo, è il punto d'incontro delle tre altezze di un triangolo. Dunque, intanto possiamo andare lì a disegnare la nostra figura sul piano di geometria. Prima di farlo, però, anzi, lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo perché per risolvere questo problema, con la figura può venire, cioè può venire in maniera, può venire difficile. Tra l'altro, come vi ho già detto tante volte, tutti questi problemi che sto risolvendo, io li sto risolvendo in un modo, ma ce ne sono almeno altri due o tre di modi per risolvere i problemi. Quindi non è che le mie tecniche di risoluzione sono le uniche. Voi potete guardarle, apprezzarle o potete anche utilizzarne delle altre. Guardate che si arrivi al risultato finale e soprattutto si arrivi alla comprensione del problema. Dunque, io direi di, per capire meglio come abbiamo fatto altre volte, direi di disegnarci un triangolo qualunque. Dunque, disegniamocelo però in maniera coerente con gli dati del testo. Dunque, B è un punto, e poi lo rappresenteremo nel piano di geometria, che sta, come potete vedere, nel quarto quadrante. C sta nel terzo, perché è un punto che ha sia ascissa che ordinata negativa. Ma diciamo che, supponiamo quindi che C. Dunque, facciamo una cosa del genere, no? Diciamo di immaginare. Facciamo. Supponiamo che prendiamo un triangolo qualunque, triangolo acutangolo per esempio, no? Dove supponiamo che questo sia A e supponiamo che questo sia C e questo sia B. Ma è una supposizione. Dunque H sia questo, cioè il punto di incontro A. Questa è l'altezza che parte dalla vertice A. Questa è la perpendicolare A AB. E questa supponiamo sia, non lo è, ma supponiamo la perpendicolare A a C. Vedete? Quello è l'ortocentro. Allora, con la figura si capisce, si fa in pochi minuti questo problema, che secondo me è semplice. Vi faccio vedere perché. Dunque, io intanto, allora, noi vogliamo le coordinate di A. Questo ci chiedono proprio determinare il terzo vertice, quindi le coordinate. A, come potete vedere, la cosa è ottenuto. Per avere A, basterà avere due equazioni, le equazioni di due rette, intersecate ci daranno A. Io direi questa retta qua, la retta questa, che poi è l'altezza, è una delle tre altezze, è l'equazione del lato AB. Se intersechiamo l'equazione del lato AB con l'equazione di questa altezza, no? AH, altezza relativa a BC, avremo sicuramente le coordinate di A. Dunque, subito l'equazione di questa altezza qua la possiamo calcolare, perché è una retta che passa per H, quindi avrà l'equazione Y meno 3 quarti uguale m che moltiplica x meno 21 quarti. Equazione di una retta che passa per un punto. Noto m. M chi è? Beh, sta retta, se è una delle tre altezze relativa a BC, è perpendicolare a BC. Quindi cosa basterà fare? Calcoliamo m di BC con la solita formula differenza fra le ordinate fratto differenza fra le ascisse. Ordinata di C meno 3. Meno ordinata di B, meno 1, quindi più 1, fratto ascissa di C, meno 1, meno ascissa di B, meno 3. Cioè viene un meno 2 qua, viene un meno 2 su meno 4, un mezzo. E quindi questo è meno 2, è l'antireciproco, perché le due rette sono una perpendicolare all'altra. Quindi se quello è un mezzo, 2 quarti, un mezzo, questo è meno 2. E quindi già la retta, l'altezza AH, cioè l'altezza, no AH, l'altezza, questa altezza relativa al lato BC, l'abbiamo già calcolata, perché sarà Y uguale. Allora, portiamo meno 3 quarti a destra, Y uguale 3 quarti, meno 2X, meno 2 per meno 21 è un meno per meno più, un 42 quarti. No, perché 2 per 21 è un 42. 42 quarti più 3 quarti è un 45 quarti, come specificato. Quindi Y uguale meno 2X più 45 quarti è la retta, questa retta qua. L'equazione di una delle tre altezze, in particolare l'altezza partente dalla vertice A è relativa al lato BC. Per calcolare a questo punto l'equazione del lato AB,
Allora, è molto semplice, perché? Allora, sicuramente sta retta qua a B passa per B. Quindi, se passa per B, nuovamente possiamo impostare l'equazione di una retta che passa per un punto, noto M, no? Perché passa per B, quindi sarà y meno meno 1, quindi y più 1 uguale m, che moltiplica x meno 3, ci siamo. Chi è m? Dunque, m è l'antireciproco dell'm della sua perpendicolare. Chi è la perpendicolare al lato AB? È l'altra altezza, è questa qua, è l'altezza che parte da C relativa al lato AB. Non ci serve calcolarci l'equazione di questa altezza qua. So, C, questa la chiamiamo, so, questa la chiamiamo Q, questa è K, per esempio. L'equazione di CK non ce ne facciamo niente, ci basta il coefficiente angolare. Ma CK è pure CH, eh? Quindi cosa basta fare? Calcoliamo il coefficiente angolare di CH, M di CH. Chi è M di CH? È ascissa di H, è ordinata di H, scusa, 3 quarti. Meno meno 3, meno ordinata di C, quindi più 3, meno meno 3, fratto 21 quarti ascissa di H meno ascissa di C più 1. Allora, abbiamo 4 qui e 4 qui. 3 quarti più 12 quarti e un 15 quarti. 4 quarti più 21 quarti e un 25 quarti. 4 quarti se ne vanno. 15 venticinquesimi è semplificabile ed è un 3 quinti. Ma se questo è 3 quinti, questo è meno 5 terzi. L'antireciproco. Perché parliamo di perpendicolare. Ma l'avete visto? Ma quanto è facile questo problema? Ma forse è più difficile di quello che stiamo facendo, ma è più facile di tutti. Moltiplichiamo per 3 e otteniamo 3y più 3 uguale meno 5x meno 5 meno 3 è più 15. In forma implicita portiamo 5x più 15 a sinistra, otteniamo che l'equazione implicita della retta AB è 5x, quindi questa è, attenzione, a H possiamo scrivere, questa è AB, 5x più 3y, meno 12, perché 3 meno 15 è meno 12, uguale 0. Intersechiamo quelle due rette e abbiamo terminato. E abbiamo le coordinate di A, avete visto? Ci sono altri modi per farlo, ma sono molto complicati. Questo è il modo più semplice, dalla figura. Quindi abbiamo che? Oh, quindi la figura la possiamo cancellare a questo punto, perché ormai non siamo arrivati. E poi sul piano di geometria andremo a rappresentare il nostro triangolo ABC con l'ortocentro H. Quindi questo è 5x più 3y meno 12 uguale 0, che andiamo a intersecare con y uguale, che appositamente mi sono scritto in forma esplicita, y uguale meno 2x più 45 quarti. Preparatevi che verrà un numero, verranno i numeracci. Allora, per sostituzione, facciamolo qua. Allora, y è meno 2x più 45 quarti. Lo mettiamo qui e teniamo 5x e applicando il metodo di sostituzione al posto di y ci mettiamo meno 2x più 45 quarti, meno 12 uguale 0. Allora, devi concentrarmi sull'ultima equazione, tutta la variabile x, vediamo di risolverla. Allora abbiamo che direi di moltiplicare, dunque, tanto sommiamo, allora abbiamo 5x, 3 per meno 2x è un meno 6x, 3 per 45 quarti è un, dunque 3 per 45 è un 135, quindi è un più 135 quarti, va bene? Meno 12 uguale 0. Moltiplichiamo, allora direi di, facciamo, sommiamo, abbiamo meno x più, qua abbiamo un 4, 135 meno 48 viene, no? 4 per meno 12 meno 48 uguale a 0, ovvero un meno x più sicuramente abbiamo un 7, qua rimane un 87 quarti. Guardate un po', uguale a 0, otteniamo che x è 87 quarti. Quindi x è 87 quarti. Calcolacci, numeracci. Questo è quello che ci passa al convento, x uguale 87 quarti, che messo lì in analogicità, è quello che poi viene anche nel testo, quindi siamo certi della bontà del risultato,
uguale meno 2 per 87 quarti, che andiamo a sommare a 45 quarti. Direi di non semplificare quei due, cioè devi scrivere che y è, dunque il doppio di 87 è un 174, se non sbaglio, sì, quindi è un meno 174 quarti più 45 quarti. Dobbiamo fare semplicemente questa differenza fra 175 e un 40, tra 174 e un 45 col meno davanti. 174 meno 45 è in effetti un meno, è un 129, col meno davanti è un meno 129, quindi y è meno 129 quarti. Quindi in definitiva le coordinate di questo punto A, che adesso andiamo a rappresentare, sono 87 quarti e meno 129 quarti, veramente numeri incredibili. Teniamo conto che 87 quarti è un numero molto grosso, così come lo è anche 129 quarti. Quindi andiamo a questo punto nel piano di geogebra, solo con lui possiamo risolvere, fatto a mano, incredibile. Vediamo che rappresentiamo il vertice A, il vertice B e il vertice C. H è 24 quarti, vedete che il nostro triangolo ABC è quello là con H che è l'800. Quindi abbiamo risolto facilmente anche questo problema.